Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Solo i monaci possono sposarsi. Nessun panico, non è una campagna per svuotare i monasteri. Non sto parlando di monaci, ma mi baso sull'etimologia della parola. Monaco, infatti, viene da monos e indica una persona, una, unificata, riconciliata con sé. Sono convinto che solo chi è così può formare una coppia felice con un'altra persona. È un grande paradosso, ma ha proprio ragione Erik Fromm quando afferma che la capacità di stare soli è la condizione prima per la capacità di amare. La coppia non può fondarsi su due invertebrati incapaci di stare in piedi da soli. La coppia non si fonda su due che si alleano per fuggire ognuno da sé, dalla propria non vita. La coppia è una comunione di vita, non di due nullità. Due mezze persone che si incontrano non fanno una coppia, ma due metà che si accuseranno a vicenda delle mancanze della coppia. Uscirà fuori un mostro apocalittico con scenari apocalittici. È necessario essere monos, uno, unificato e intonato per vivere l'unione, per non stonare nel duetto. Scrive il filosofo libanese René Habashi. Una persona unificata è come uno strumento musicale accordato, con tutte le sue corde tese sullo stesso diapason, armonizzato al punto da poter entrare in concerto con un altro, in un accordo sempre più ricco e sempre più unificato. Solo a questo punto la persona è matura per l'amore, la voce dell'altro non la spaventerà, la sua presenza non la disintegrerà sconvolgendo il suo orientamento interiore. Chi fugge dalla solitudine e si rifugia nella vita di coppia si ritroverà con una solitudine più amara, perché priva della speranza illusoria di simbiosi perfetta che si nutriva prima dell'incontro. L'amore di coppia consiste in due solitudini che si proteggono l'una con l'altra, si sfiorano e si augurano il bene. Solo chi è così realista può vivere un grazioso e grato incontro con un'altra persona reale. Solo così la vita di coppia sarà un coronamento di una gioia, non un antidepressivo. Hai bisogno di un coniuge, non di un bue, di un soggetto complice, non di un complemento d'oggetto. L'elogio della solitudine, come detto nella puntata precedente, non è un invito all'isolamento. Anzi, chi si isola si danna e si condanna al contrario della natura dell'uomo, che è la comunione e l'incontro. C'è una paradossale correlazione tra solitudine e comunione. Non diventa se stesso chi costruisce muri intorno a sé. L'essere umano è un essere relazionale che si realizza nell'esporsi, non nel conservarsi sotto vuoto, nel dispensarsi e non nel darsi dispense. Il fine della solitudine è l'incontro. E per questo, scrive Paolo Coelho, Dio si serve della solitudine per insegnare la convivenza.